Nella quinta puntata abbiamo visto come la musica di Nino Rota abbia saputo impreziosire i grandi capolavori felliniani. Ora proviamo invece ad immaginare una colonna sonora senza un film. So che può sembrare un controsenso, ma in realtà vedremo come si tratti di una semplice e innocua piccola provocazione. Nei film la musica è un elemento che viene aggiunto nella fase finale della produzione, assumendo un ruolo che è quasi sempre subordinato rispetto alle immagini, alle quali è affidato il racconto, di cui la colonna sonora si occuperà poi di sottolineare il carattere. Tuttavia, non possiamo dimenticare che la musica possiede già di per sé una grande forza espressiva. Riesce a provocare sensazioni, suscitare emozioni, ma anche stimolare ragionamenti e scatenare l'immaginazione. Forse addirittura al punto tale da non aver bisogno di un contesto visuale predeterminato, che potrebbe anzi confinare la sua capacità espressiva e anche inibire la facoltà creativa del pubblico. Ecco, nel comporre Imaginary Soundtrack ho voluto in un certo senso provare quasi per gioco a sovvertire questa specie di ordine tradizionale, con l'intenzione di riposizionare la musica al primo posto, mantenendola quindi al centro della prospettiva narrativa e restituendole la sua naturale dimensione di arte pura e completa. Una colonna sonora, quindi, pur sempre impostata sui ritmi incalzanti della narrazione cinematografica, ma questa volta svincolata dall'obbligo di dover seguire ed accompagnare delle sequenze di fotogrammi, è capace comunque di raccontare una storia da sola, lasciando poi che sia l'immaginazione dell'ascoltatore a generare luoghi, situazioni, personaggi, scene, dialoghi e così via, rendendolo libero di elaborare e sviluppare il proprio viaggio cinematografico individuale. Buona visione e buon ascolto, e arrivederci alla prossima puntata.